Ciao a tutti, in questo video vi parlerò di com'era la mia vita scolastica. La scuola per me era terribile, forse era dovuto anche al fatto che non riuscivo proprio a concentrarmi. E i miei maestri da subito hanno notato che io avessi problemi di apprendimento. Eh sì, era proprio così. Quando cercavo di leggere e guardavo la pagina del libro, mi sembrava tutta confusa. Non riuscivo a capire proprio quello che stavo leggendo, infatti poi si è saputo che io ero dislessica. E per me memorizzare era ancora più difficile. Quello che riuscivo a memorizzare i miei compagni di classe in 5 minuti, io ci mettevo ore. E quando gli insegnanti spiegavano, io stavo nel mio mondo e non riuscivo proprio a seguire quello che dicevano. Eh sì, avevo pure il disturbo di deficit dell'attenzione. E quindi era normale che nelle interrogazioni andavo malissimo. Infatti mi chiudevo sempre di più in me stessa e non parlavo mai con nessuno. Tutti pensavano che io fossi stupida e mi prendevano in giro. Ma io sapevo di non essere stupida, anzi. E infatti nel 1905 ho sviluppato la teoria della relatività ristretta. E nel 1916 la teoria della relatività generale. Eh sì, non sto parlando di me, ma di Albert Einstein. Vi sto dicendo questo per farvi capire che la ragazza o il ragazzo che sta nella vostra classe, che ha l'insegnante di sostegno, potrebbe essere un futuro Einstein. E che le persone con problemi di apprendimento non sono stupide, anzi, possono essere a volte le persone più creative. Quindi siate gentili, le persone che hanno bisogno di aiuto non vanno buttate giù, anzi vanno aiutate e difese. E niente ragazzi, spero tanto che vi sia piaciuto questo video e se vi è piaciuto mettete un bel like e se volete iscrivetevi al mio canale. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!